vogliono osteggiare le baldracche, vogliono osteggiare il big bambù nero, vogliono essere schiavazzate come le bestie, no? Perché loro non scoprono, loro fottono come le bestie, come le cimmie, come le bestie, come le cimmie, come le bestie. Ma si deve interpretare la donna. La donna nel sociale deve essere onesta, corretta, educata. Quando si toglie le vesti delle pubbliche relazioni diventa una bestia da sesso. Bestia da sesso. La donna la devi sbattere. Se non la sbatti, sai cosa pensa? Sei un cornuto sfigato e ti sta bene le corna. Come le cimmie, come le bestie. Pronto? In diretta sono. Io sono veramente disgustato da quello che conducete, è una radio veramente seria della Confindustria che dà molte informazioni. Pronto! In America, sai che alcuni anni fa un direttore di banca ha molestato una cameriera e i guai che ha passato, si è giocato la carriera politica che si voleva candidare. Il direttore di banca, il Fondo Monetario Internazionale, non direttore di banca. Vabbè, allora in America funziona. Sì. Io non so perché la signora Asia D'Argento non ha subito detto questo, perché in America funziona. No, non è D'Argento, è Argento cognome. Com'è? Si chiama Argento. Argento. Non D'Argento. Beh, Argento, vabbè. Sì, sì. È sempre, sempre là. Che paese. Non so se hai riconosciuto la voce del signor, oltre che di Nazio, ovviamente, del signor Mauro da Mantova. Signor Mauro da Mantova, come no, certo. Il quale parlava dei suoi rapporti con le donne, le sue teorie sul genere femminile. Il sesso una trasmissione, e le donne. È una trasmissione che si chiama La Fiera dei Bipolari. Questa è una trasmissione dei bipolari. Ma perché matti, devi dare del bipolare malata. A signor Mauro? Un caro saluto da Nuova York da David Parenzo. Io quello lo odio con quella voce. Lo odio. Non lo odio, mi voglio bene, figuriamoci. Allora, subito un regalo prima di entrare nel vivo della discussione su